Bentornati, bentornati in diretta. Allora, prima di andare in pubblicità vi dicevo che questa mattina, quest'oggi, vi presenteremo in esclusiva, beh, uno strumento messo a punto da un dentista italiano che è il nostro orgoglio, dico, il dottor Giuseppe Cicero, che è stato definito da Forbes, lo vediamo, come una delle personalità più influenti sotto i 30 anni d'Europa. Beh, un bel per l'invenzione che avete, lei che ha fatto insieme alla sua collega, che riguarda appunto la salute dei nostri denti. È una sorta di radiografia molto più accurata, in realtà è una stampante 3D che già la vedo all'opera, questa stampante, già sta stampando qualcosa che personalizza poi un po' le nostre cure, perché esattamente ci racconta come stanno i nostri i denti. Allora, esattamente di che cosa si tratta? Allora, Oral 3D è una startup in cui lavora un team internazionale di esperti medici e in campo della tecnologia. Oral 3D nasce per rendere democratizzare l'utilizzo della stampa 3D all'interno degli studi dentistici. Ovvero, siamo in grado oggi di trasformare le TAC dentali in modelli 3D con tre semplici click e in tempi molto rapidi. Molto rapidi. Sì. E questo che cosa comporta? Allora, comporta sicuramente la possibilità di andare a toccare con mano le strutture ossee del paziente. Quindi prima si faceva diagnosi solamente basata su di uno schermo. Oggi siamo in grado di portare in vita queste immagini attraverso dei modelli 3D. E in questo modo riusciamo ad abbattere due grandi problemi che ci sono oggi. Uno, la comunicazione con i nostri pazienti. Certo. Quindi riusciamo a comunicare con i nostri pazienti con dei modelli. Quindi diamo in mano al paziente la struttura dell'osso prima di andarlo a operare, per capire quello che c'è sotto la gengiva, perché il paziente chiaramente non al paziente, i tuoi denti sono questi. Esattamente, soprattutto le strutture dell'osso, perché questi modelli 3D vengono utilizzati soprattutto quando noi andiamo a richiedere delle TAC, quindi per procedure come le procedure dell'implantologia, in problemi parodontali e in rigenerazione dell'osso. Come possiamo vedere, per esempio, in questa immagine, prima facciamo una diagnosi basata soltanto, diciamo, su delle immagini, su di uno schermo delle TAC, e oggi, attraverso, diciamo, tre click, riusciamo a portare in vita questa immagine. Infatti, nella prossima immagine possiamo vedere come, diciamo, questo modello dalla TAC riusciamo a renderlo tridimensionale, e poi su questo modello apprezzare il difetto, comunicare al paziente il perché si possono fare alcune terapie, ma soprattutto perché non possiamo fare alcune terapie, e poi programmare su misura le nostre procedure. Parliamo proprio allora dei vantaggi. Sì. Oltre alla comunicazione diretta con il paziente, che è indispensabile oggi come oggi avere una comunicazione molto più chiara rispetto ad un tempo, quali sono gli altri vantaggi? Sicuramente una diagnosi accurata porta a una terapia molto più accurata. Esattamente, sicuramente la stampa 3D è in ausilio delle tecniche che venivano utilizzate precedentemente, quindi l'attack sarà sempre necessaria. Adesso abbiamo la possibilità non solo di fare un'analisi visiva ma anche tattile, avendo il difetto in mano, per esempio con questo modello siamo in grado di programmare, per esempio, in terapia di rigenerazione dell'osso, le nostre membrane su misura, quindi ridurre i tempi intraoperatori, aumentare la precisione delle nostre tecniche e aumentare soprattutto la motivazione dei nostri pazienti, perché la motivazione, la consapevolezza di quello che si andrà a fare, ma sia nelle terapie che possiamo fare ma quelle che non possiamo fare, quindi il paziente deve capire il perché non si possono fare, sicuramente aumentano la motivazione del paziente, che vanno a influire moltissimo sul risultato finale. Allora, come si arriva dal lavoro che sta facendo la stampante in questo momento ad un modellino vero e proprio? Qual è il lavoro? Perché c'è un lavoro dietro, anche abbastanza importante. Oggi abbiamo reso questo passaggio estremamente semplice, ovvero il paziente va a fare la TAC. Dalla TAC direttamente trasportiamo questi dati, che sono più di 500 dati, in un software che riesce a convertire queste immagini direttamente in un modello tridimensionale, come vediamo in questo caso. Quindi arriva i dati e riusciamo addirittura a selezionare la parte che a noi interessa. Siamo in grado di stampare un intero cranio, ma anche un semplice segmento della struttura ossea da operare. E questo qua influisce moltissimo anche sui tempi di stampa. Certo. Se possiamo scegliere esattamente la parte che a noi interessa, i tempi di stampa sono molto ridotti. Ecco, quanto ci vuole su per giù? Per stampare un quadrante, che la maggior parte delle volte noi lavoriamo su dei quadranti, riusciamo a stamparle addirittura porzione, in un'ora, una porzione in un'ora, e questo ci permette di farlo durante la prima visita. Quindi il paziente arriva, non solo facciamo una prima visita con le radiografie normali, ma adesso siamo in grado di far vedere quello che
che c'è al di sotto delle gengive, perché quando si va dal dentista uno riesce a vedere soltanto quello che c'è fuori dalle gengive, quindi allo specchio, ma noi adesso riusciamo a fare toccare con mano quello che c'è dentro, e qui possiamo vedere che andiamo a ispezionare il modello, l'osso, e poi, anche l'osso, esattamente, e poi siamo pronti a mandare questo modello in stampa accanto al nostro paziente, e una volta pronto lo possiamo dare in mano al paziente per parlare con lui in un modo molto più efficace di quello che facciamo prima. E ovviamente anche con delle terapie molto più precise, ho detto anche personalizzate. Allora, lei è molto giovane e insieme alla sua collega, immagino sia altrettanto giovane come lei, Martina Ferragà. Facciamo un applauso a questi medici, a questa nuova generazione di medici, l'orgoglio italiano che viene anche esportato, diremo anche perché. Come siete arrivati a questa intuizione? Allora, questa idea nasce 2 anni fa durante la mia specializzazione in parodontologia alla New York University, a New York, e proprio in sala operatoria. Operando ci siamo resi conto che avendo il modello tridimensionale in anteprima, riusciamo uno a comunicare in una maniera molto più efficace col paziente, quindi il paziente è consapevole di quegli, tutti gli step, ma non soltanto prima ma anche durante e dopo, perché le procedure di rigenerazione ossea di solito durano mesi, dai 6 mesi ai 9 mesi, quindi noi riusciamo a monitorare questi passaggi col paziente, e prima di entrare in sala operatoria abbiamo tutte le cose che ci servono per l'operazione su misura, quindi è difficile avere sorprese in realtà durante l'intervento. Però quali erano i limiti? I limiti erano che i tempi erano lunghissimi per richiedere un modello 3D, ci volevano degli esperti, volevano settimane di tempo, e quindi soltanto poche elite riuscivano a utilizzare questa tecnologia, e oggi con 3 click siamo riusciti a rendere questa tecnologia accessibile a tutti i pazienti ma anche ai dentisti. Allora, noi vogliamo vedere la praticità, no? del suo lavoro. Allora, facciamo qualche esempio, perché noi ci ha portato delle foto proprio, che cosa significa tutto, come si traduce in pratica. E beh, delle foto molto significative, un prima e un dopo. In questo caso è stato un prima e un dopo di una paziente molto giovane, era un caso un po' borderline perché l'osso era, diciamo, era sufficiente per mettere un impianto, ma avevamo soltanto un tipo di impianto, cioè una misura di impianto. E come checkpoint abbiamo deciso di stampare la struttura dell'osso, provare la chirurgia sul modello, sulla struttura dell'osso, e poi eseguire la chirurgia. Quindi è un checkpoint importantissimo da fare, non soltanto basato su una diagnosi, su uno schermo, ma abbiamo stampato questa situazione intraorale, effettuato la chirurgia sul modello e poi eseguito la chirurgia. E beh, il risultato è sorprendente, davvero. Dei denti bellissimi, allora davvero io vorrei capire che cosa ci aspetta, perché io so che lei è sempre in giro per il mondo, insegna anche a Madrid, non vada via dall'Italia, no, mi raccomando, che cosa ci aspetta il futuro? Sicuramente il futuro, noi stiamo puntando moltissimo sull'educazione, ci teniamo moltissimo che questa tecnologia sia alla portata di tutti gli studenti, quindi stiamo cercando delle collaborazioni con le università, e abbiamo già diverse collaborazioni con alcune università in America, ero venerdì scorso, eravamo ad Harvard, e sicuramente, diciamo, questa tecnologia è stata accolta con moltissimo entusiasmo nella nuova generazione dei giovani, quindi ci auguriamo che questa tecnologia venga sempre più utilizzata all'interno degli studi ma anche all'interno delle università, perché è di estrema importanza per gli studenti poter esercitarsi su dei modelli reali dei loro pazienti, e sicuramente un vantaggio che può aiutare pazienti, medici e studenti. Esattamente, grazie di cuore, grazie dottor Cicero per queste novità che ci ha portato.